Oggi parliamo di caffè. Quello buono e anche quello no. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui in questo meraviglioso canale. Siamo ormai 27.000 e 27.000 grazie. Ve li farà ombretta, incominciamo, forza. Grazie! Un grazie che vale 27.000. Grazie. Bravo. Per esserci, grazie per seguirci, grazie per divertirvi con noi. Noi siamo molto divertiti, si vede soprattutto dalla mia faccia. Bene, oggi di che cosa parliamo? Innanzitutto parliamo del fatto che domani alle ore 14 potrete vederci su TV2000 intervistati dalla bellissima, ma quanto è bella, Paola Saluzzi all'interno della trasmissione L'ora solare. Ci saremo io e Gabriele a parlare di una cosa bellissima, la nostra storia di amore. Quindi se vorrete sbirciare all'interno del nostro privato, vi aspettiamo alle 14 TV2000, canale L'ora 28. Solare. E allora, canale 28. E lui parla, ragazzi. Io parlo, ho imparato a parlare durante la trasmissione, quindi se volete scoprire qual è la ricetta giusta per l'amore, bene, quindi collegatevi anche 5-10 minuti prima. Per essere certi di non perderci, perché ogni tanto ci hanno detto comincia con qualche minuto prima. Bene. Allora, oggi siamo qui per parlare di capsule compatibili dolce gusto. Brava. Perché proprio voi ci avete chiesto, ma non ne fate più puntate di compatibili? Vi dirò la verità, mi sarei un po' scocciata a bussare alle aziende di compatibili per farmi mandare milioni di capsule che magari poi non uso tutte, nel senso che il caffè lo usiamo, ma tutti i tè, tutti i cappuccino, tutti i cortado non sempre li usiamo. Quindi preferisco, quando trovo qualcosa da segnalare in positivo o in negativo, raggruppare e farvi sapere una mini recensione di queste marche che acquistiamo noi. Bravo. Oggi parleremo della Don Jerez dell'Eurospin compatibile dolce gusto, della compatibile dolce gusto, noi quella abbiamo oggi, sì, compatibili, dell'espresso coffee della Lidl, sempre compatibile dolce gusto, capsule, e ultima ma non per importanza della Borbone miscela blu compatibile dolce gusto. La Don Jerez non ce l'abbiamo, l'abbiamo terminata, ma poco male, perché cominciamo da lei, perché è proprio quella che ci è piaciuta di meno in assoluto. La capsula promette bene. Quando aprite il pacchetto non fa nessun odore di caffè. Come strano. Allora perché dici che promette bene? Però poi quando inserite la cialdina nella macchinetta dolce gusto e avviate l'erogazione dell'acqua, esce un di schiumazza bella. Ah sì, è tutta schiuma. È tutto al primo getto, tutto in pratica. Quindi riempie molto velocemente la tazzina. Riempie subito la tazzina, poi questa schiuma precipita verso il basso e diventa caffè, ma non rimane un caffè cremoso, rimane una sorta di mini cappuccino. No, è insipido. Non ha un buon sapore. È tutto fuffa, tutta aria, ma poi alla fine, come sostanza di caffè, non è intenso. È per chi non ama particolarmente il gusto intenso del caffè e vuole prendere una bevanda così aromatizzata. Ma caffè, secondo me, quello della compatibile dolce gusto non è. Cosa differente le miscele Don Jerez in generale. Io per esempio quella per la moca la amo, è molto buona. Sì, molto buona, bravo. C'è da dire che la compatibile dolce gusto, la dolce gusto come macchina del caffè, è una macchina molto particolare e anche molto semplice. Nella sua semplicità elementare, ovviamente toglie molto a quella che è la possibilità di giocare con le pressioni, le temperature, e quindi il caffè o è miscelato in maniera talmente fantastica che anche una cosa con poca pressione, con poca attenzione alla quantità di liquido, specialmente nella nostra che è manuale, fa sì che venga un caffè non per super intenditori, anche se per noi
Questa semplicità invece significa anche, come vi abbiamo detto nella recensione che vi mettiamo qua, significa anche comodità, velocità, praticità del lavaggio. È una macchinetta molto molto easy, molto molto comoda. Costa poco. Costa pochissimo, ma ricordatevi che non si può avere nulla, mai tutto nella vita. Tant'è che le capsule compatibili poi sono quelle che costano di più rispetto al mercato, cioè voi risparmiate nella macchinetta ma spendete di più rispetto ad altre capsule di altre macchinette. Quindi detto è importante ciò, la capsula, detto ciò è importante la capsula. La capsula è importante, è quella della Don Jerez, è un caffè molto blando, alla fine molto liquido, all'inizio molto schiumoso, ma la schiuma non è molto sapida, molto saporita, quindi è secondo noi un caffè da voto 4. Non arriva alla sufficienza dei caffè. Invece costa poco, costa di meno rispetto agli altri è rapporto qualità prezzo onesto, perché costa un 3 euro e qualcosa, è un caffè che vale un 3 euro e qualcosa per 16 capsule. Bene. Ora parla tu di quello della Lidl. Allora parliamo di questo qua della Lidl. Sono sempre 16 capsule al... quant'è? 3 euro e qualcosa? Sì. Tutti i prezzi ve li mettiamo qui giù nell'info box e anche le pezzature delle capsule, perché non ce le ricordiamo. Però vi possiamo dire che com'è il sapore, quello che interessa loro. Intanto la capsula, come potete vedere, è leggermente bombata qua la parte del plastica, quindi vuol dire che è tutto sotto pressione, è ben ermetico. Questo è importante perché al momento del caffè, quando voi andate a fare il caffè e la macchina buca la capsula, va in pressione e quindi fa uscire solamente il buono del caffè, quindi non fa un caffè cremoso piuttosto che liquido. Ecco, questo dovrebbe essere il senso della cosa, di quello che volevi dire. Ecco, di quello che volevo dire con parole molto tue. Io ti dico, molto da casalinga non troppo disperata, che quando apro il pacchettino è un vero piacere depositare le capsule nel portacapsule, perché sprigionano un odore di proprio caffè, quello buono, fragrante, fresco, non di conservante, non di stantio e non di plastico. Il caffè mi piace perché è il giusto compromesso tra il caffè da super intenditore, per intenderci quello molto intenso, amaro, chiuso, molto aromatico, ma con gli aromi magari più tabaccati, e invece è un caffè leggermente più fruttato, più amabile. Noi ultimamente lo beviamo amaro, quindi amare si sentono tutte le note che accompagnano la degustazione del caffè. E bevetelo amaro, perché veramente il caffè è un altro gusto ed è il vero sapore del caffè. E devo dire che questo è un caffè amabile, di non troppe pretese. È il classico caffè da dopo pranzo all'italiana o da colazione, perché anche non è un peccato mescere il caffè con il latte. È un caffè da giusto compromesso, un caffè del mattino, è cremoso ma non troppo. Lo potete fare sia più ristretto che bello lungo e viene comunque ottimo lo stesso, quindi tiene anche la diluizione ed è comunque amabile come caffè. Amaro sì, ma troppo non chiuso. Per farvi capire la densità del caffè, vi mettiamo adesso la clip in cui faccio vedere l'erogazione della tazzina in vetro, così che possiate apprezzare sia l'erogazione, la quantità della parte liquida che della schiuma. È un caffè medio, come vedete, è abbastanza corposo ma non densissimo, con la sua schiuma giusta, e quindi questo voto 7. Voto 7. Invece al primo posto il caffè, questo qua, caffè Borbone. Siamo lieti di mettere al primo posto una produzione campana, il caffè Borbone, di cui ci hanno tanto parlato in TV. Io lo vedevo spesso nella casa del Grande Fratello quando mandavano quegli così casuali. Molto pubblicizzato in questo periodo. Molto pubblicizzato, però ne vale la pena. Ragazzi, osserviamo la capsula. Guardate la capsula, aspettate, ve la metto a favore, non so se si riesce a vedere bene, ma qua è ben bombato, proprio sì, si sente proprio che è proprio sotto pressione, un'atmosfera protetta molto molto tenuta. E questo non c'è neanche nelle capsule, proprio quelle là della Dolce Gusto, quelle compatibili originali, non c'è neanche. E poi sotto, al di sotto, c'è questa linguetta
che è un proteggi aroma, un proteggi atmosfera. Mantiene ancora di più la pressione, naturalmente poi voi appena voi la levate un attimino la pressione si perde, ma comunque rimane in pressione. Rimane. Questo serve a mantenere tutta la fragranza, l'aroma e tutto quanto. E quando mettete la capsula, quando premete, insomma, per fare partire l'erogazione, vi facciamo vedere la clip dell'erogazione del caffè Borbone. Vedrete che è tutta un'altra storia rispetto alla clip del caffè della Lidl, ma è proprio tutta un'altra storia, anzi direi un'altra poesia, questo caffè. Un caffè denso, corposo, schiumoso, ma un caffè anche molto molto intenso, molto molto robusto, molto chiuso, molto tabaccato. Non ha, pur essendo molto denso, molto chiuso, non si sente nota metallica, che è quello che a me disturba maggiormente nel caffè e per cui magari prima mettevo lo zucchero. È molto aromatico, è come se masticaste un chicco di caffè. È buono, vi rimane quell'intenso amaro in bocca che però non vi fa storcere il muso, ma vi dà quel piacere dell'aromaticità di un buon caffè. Bene. E poi la schiuma è densissima, ma ha il sapore del caffè. Non sì, è sì. Una schiuma da barba posta sopra. La schiuma piano piano si trasforma in caffè e quella che rimane ha il sapore intenso come quello del caffè, quindi è un accompagno morbido e vellutato a questo bel caffè che io personalmente non miscelerei mai con il latte, non miscelerei mai in cappuccino, perché è un vero peccato, anche perché queste capsule costano 16, sono costate 4 euro e qualcosa, quasi 90, 5, quasi 5 euro. Euro sono quelle che tra quelle che vi abbiamo mostrato costano quanto e più delle originali. Però ne vale la pena, perché è compatibile, può essere un modo per risparmiare, ma compatibile può essere anche un modo per bere un caffè migliore. E devo dire che il caffè Borbone è uno dei migliori caffè che noi abbiamo mai assaggiato. C'è anche da dire che come caffè Borbone, per la dolce gusto troverete soltanto la miscela blu, mentre per le altre macchinette troverete una selezione infinita di miscele, e questo è proprio per il motivo di cui vi ho parlato prima. La dolce gusto regge soltanto delle belle miscele forti come Caffè Buono, le altre le perde un po', le liquefa troppo un po', e quindi loro di proprio l'azienda ha deciso di produrre soltanto la miscela blu. Come lo sappiamo, ce l'ha detto la signora che ce l'ha venduto. Brava. Perché lei era un rivenditore multiplo e vendeva diversificati tipi di compatibili, e ci ha spiegato e ci ha detto: comprate il sacchettino da più cialde perché ritornerete. E io le ho detto: signora, guardi, preferisco proviamolo. Poi se, perché c'era il sacchettino da 100 cialde, da varie, da 90, pezzature forse 90. Pezzature più importanti ad un minor costo, molto convenienti. Noi l'abbiamo provato e vi posso assicurare che lo riprenderemo. Del caffè Borbone vi mettiamo anche il link qua sotto nell'info box, qualora voleste provarlo. Aiuto. Bene, quindi se il video vi è piaciuto andatevi a fare un caffè e mettete un pollice in su. Questo video, vi ricordiamo, non è sponsorizzato, le cialde le abbiamo comprate noi con i nostri soldi e quindi il gusto comunque è soggettivo. Fidatevi anche quando ci mandano le cose le aziende, perché noi non abbiamo nessun interesse di promuovere persone che neanche conosciamo. Invece conosciamo voi e non abbiamo nessun interesse né di fregarvi né di deludervi, perché voi siete il nostro motore. Quindi bravo, fidatevi tranquillamente, perché mai capiterà su Due Cuori Una Cappa, su Arte per Te o su Ombretta o su Potitoys che sentirete decantare qualcosa per se cui non ne valga la pena. Basta parlare. Brava. Ebbene, dopo questo purpurì di onestà, noi vi rimandiamo sempre al prossimo video e sempre qui. Domani ci vediamo. Ma prima del prossimo video, ci vediamo domani alle ore 14 su TV 2000 dalla bellissima Paola Saluzzi all'interno della sua trasmissione L'Ora Solare, per parlare di una storia piena di sole, la nostra. Ci vediamo domani e ci vediamo sempre qui. Sì, sulle vostre tavole. Ciao.